La Befana viene di notte, certo, ed avrà anche le calze rotte, ma a cavallo della sua scopa volante, qui a Fano farà stare tutti, grandi e piccini, con il naso all'insù, aspettando che alle 11 della mattina scenda dal cielo all'aeroporto di Fano, portando tanti buoni dolci e speriamo poco carbone nella gerla stracolma. E nel pomeriggio, attorno alle 17.30, a grande ovazione in una piazza 20 settembre, tutta al buio, si manifesti sulla facciata del Palazzo del Podestà, in un tripudio di luci e suoni, come da tradizione ormai alla quale la Prologo di Fano ci ha abituati in questa giornata conclusiva delle festività natalizie. Oggi è qua con me, no? È qui vicino, no? Però la notte tra il 5 e 6 dormirà nel Palazzo del Podestà e per farla uscire servono tanti bambini. Noi li aiuteremo con tanti giochi in piazza, quindi venite numerosi perché ci sarà la società di baseball, i clown dottori, tiro e molla e ci saranno veramente tantissime attività, tanti spettacoli dal palco. Elisa Del Prete, finalista di Ti lascio una canzone, che si esibirà per tutti voi e dopodiché questa fantastica proiezione sul Palazzo del Podestà di una Befana 4.0, cioè tecnologica, ma che attraverserà anche le quattro stagioni, e la Befana uscirà magicamente dal palco per portare tante calze a tutti i bambini, quindi partecipate numerosi. Siete stati bravi? Volete il carbone? Tutti in piazza dalle 15.30 circa, quindi il 6 di gennaio, per una Befana già scalpitante, insieme alle sue aiutanti, gli ormai inossidabili componenti del Vespa Club, che distribuiranno ben oltre 1.300 calze stracolme di dolci. Non vedo l'ora di essere a mercoledì in piazza 20 settembre, bimbi vi aspetto tutti, ci sono tantissime sorprese, io sono emozionatissima, è tanto che lavoro, sto lavorando per gli ultimi propri tocchi e non vedo l'ora. Sono emozionatissima.